Oggi vi parlo di dominanza estrogenica. Dominanza estrogenica, già come lo dice il nome, vuol dire che abbiamo un prevalere dell'ormone estrogeno. Pensate agli ormoni estrogeno e progesterone come allo yin e yang, cioè si mantengono in equilibrio sebbene abbiano entrambi, se vogliamo, un'attività antitetica. Però l'uno stimola i recettori dell'altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che il progesterone stimola i recettori dell'estrogeno e l'estrogeno stimola i recettori del progesterone. Quindi, se vogliamo, anche se hanno un'attività antitetica, si completano, sono complementari. Può succedere però che noi abbiamo una diminuzione di progesterone, ad esempio è molto classico nella fase perimenopausale o comunque dai 35 anni in poi, quando le ovaie producono meno progesterone e quindi predomina l'estrogeno, ma non vuol dire che noi stiamo producendo più estrogeno, ma abbiamo comunque questo shift, questa differenza, e che può dare anche dei sintomi tipici come anche alcune vampate notturne, sindrome premestruale o comunque dolore al seno. Oppure può essere anche che io abbia le ovaie che producono meno progesterone, ma in contemporanea che io assuma, senza saperlo, xenoestrogeni, che sono sostanze che hanno l'effetto di un estrogeno, ma che non produciamo noi, ma che assumiamo dall'esterno, tipicamente ad esempio il bisfenolo A, dove lo troviamo nelle plastiche. Pensate alle bottigliette delle acque minerali, dei tè e varie bibite estive che poi esposte al calore mollano fuori questa sostanza altamente nociva, ma anche pesticidi vari possono avere questo effetto, gli ftalati di alcune pentole anche antiaderenti, cucinando mollano fuori queste sostanze altamente nocive, che quindi ci portano di nuovo a un aggravamento di questo divario del rapporto fra progesterone e estrogeni. Che cosa succede? Che io posso avere ovviamente dei sintomi, ma quando anche le ragazze o le donne fanno gli esami al terzo giorno del ciclo, magari viene fuori che l'estrogeno è normale e invece si alza in fase luteinica, che significa nella fase dove premestruale, cioè nelle ultime due settimane del ciclo, dove prevale, diciamo così, il progesterone, mentre aumenta lì. Oppure io posso avere un estrogeno normale, ma posso avere elevati i metaboliti dell'estrogeno. I metaboliti dell'estrogeno, che vengono praticamente, se vogliamo, formati nel nostro fegato, che è l'organo deputato alla disintossicazione, detossificazione, che cosa succede? I metaboliti principali dell'estrogeno sono 2 idrossiestrone, 4 idrossiestrone e 16 idrossiestrone. Quello positivo, se vogliamo, è il 2 idrossiestrone, ma se noi abbiamo un prevalere di 4 e 16 idrossiestrone, questi sono quelli che possono creare problemi come tensione mammaria, sbalzi di umore, e sono anche quelli che sono importanti per la genesi del carcinoma alla mammella. Noi possiamo ovviamente intervenire per anche influenzare i metaboliti dell'estrogeno. Pensate ad esempio alle crucifere, come ad esempio i cavoletti, i cavoli, cavolfiori, che contengono sostanze che fanno in modo che non vengano creati questi metaboliti, se vogliamo, chiamiamoli nocivi o comunque negativi per la nostra salute. Ma noi possiamo già, con lo stile di vita, ovviamente, influenzare notevolmente il nostro assetto ormonale.